Ciao ragazzi, ciao amici miei, ciao a tutti. Allora, oggi vi voglio parlare di una cosa un po' spinosa. È una cosa un po' spinosa che ve ne voglio parlare perché è una cosa che mi affligge da diverso tempo. Allora, la cosa è questa. Ultimamente sarà 7, 8, 9 anni, forse anche 10, che sento dire da moltissimi. Che le Clio RS sono dei polmoni. Polmoni nel senso che praticamente dicono: ah, beh, lì, ma non va un cazzo, non va di qua, non va di là, non va di su, non va di giù. Perché? Perché praticamente molti sono abituati o al turbo o alle macchine di qualche annetto prima, che praticamente danno una sensazione diversa della guida. Parliamo. Allora, parliamo delle macchine turbo, quelle più moderne, sono macchine che ti danno praticamente tutto subito, sono molto facili da guidare e quindi ti danno il colpo iniziale e ti sembra realmente di andare forte. Poi il forte è un altro discorso. Per invece riguarda tipo una Saxona 106 rally, quelle macchine lì che io adoro il 106 rally, ne ho avute due, quindi cioè tre ne ho avute, più una Saxona. Quindi il fatto è che quelle macchine lì avevano 80 cavalli in meno di un Clio RS. Parliamo del Clio RS 203, quello che tutti definiscono il polmone. Avevano 80 cavalli in meno, ma ovviamente essendo una macchina molto più meno filtrata rispetto al Clio RS, ti sembra che la velocità fosse realmente più forte. Cioè ti sembra di andare più forte. In realtà non stavi andando più forte. Assolutamente. Non c'è termine di paragone. Noi stiamo parlando di auto stock, eh? Cioè teniamo presente che noi stiamo parlando di auto stock, non certo auto elaborate. Se tu prendi una Clio RS e riesci a sfruttarci i cavalli, perché sono macchine ovviamente che tutti sanno che viaggiano agli alti, se tu la sai portare se vai in pista, lo sappiamo tutti come in pista nei turni liberi puoi trovare dalla Porsche 911 all'Lotus Elise, al Caterham, a macchine elaborate. È ovvio, ci andiamo a menare il cazzo così. Se becchi la macchina, cioè se tu c'hai la macchina stock, difficilmente puoi fare la differenza in una pista. Ma su un tratto in montagna, i 200 cavalli del motore della Clio RS, il telaio della Clio RS e il cambio della Clio RS, che a parte il famoso difetto della terza, seconda che salta la forchetta, a parte questo, se tu sai mezzo guidare, non ci sono macchine che ti vengono a dar fastidio, eh? Cioè non esiste, cioè è tutt'altro che un polmone, e che ti dà l'idea di andare più piano perché è una macchina talmente filtrata, talmente stabile, talmente eccezionale che non ti dà in realtà l'idea della velocità, ma le velocità sono molto più alte rispetto a una Saxo o a una tipo una Punto Abarth eccetera eccetera stock. Stiamo parlando di auto stock. Se tu impari a guidare una Clio RS, perché molti non sanno guidare, perché questa la faccenda è questa, molti non sanno guidarla una Clio RS e quindi praticamente si stufano subito, perché magari c'è un amico della stessa età, della stessa leva, che guida una macchina turbo moderna e ti sembra di andare più forte. In realtà se vai in un tratto di montagna e guidi con la Clio RS e sai guidare, il tuo amico con la macchina turbo alla terza curva gli sei dietro e alla quinta gli metti pressione per levarsi dalle balle, perché tu devi passare, perché inevitabilmente la differenza la fa il telaio e tutto il resto della Clio. Vai più avanti, vai più forte, non ci sono proprio termini di paragone con nessuno. Poi allora a volte ti senti dire che arriva lo scienziato di turno, ti dice: ah, beh, lì, ma con la Saxo da 160 cavalli, 150 cavalli, vai più forte. E dico, a parte il fatto che ce la vediamo comunque, perché comunque tu ne hai sempre 200 cavalli, anche se lui c'ha qualche cavallo in più, ti sembra di andare più forte, magari col cambio giusto, tutto quanto, riesci ad avere sicuramente dei vantaggi in termini forse di accelerazione, tutto quanto. Poi arrivano le curve, cioè. Poi comunque te c'è sempre una macchina che ha 200 cavalli ed è fatta per reggere 200 cavalli. Una Saxo con 170 cavalli, per quanto puoi andare, cioè a un certo punto sei limitato dal telaio stesso. E comunque mi è già capitato più volte, quando avevo il Clio 182, di vedere Saxo
pesantemente elaborate, la mia Clio va soltanto l'assetto e anche sul dritto non c'era tanta differenza, cioè se ne andava al Clio perché con 180 cavalli, un 2000 la coppia, te ne andavi. Comunque il discorso è diverso perché allora ti dico, ah, beh, io ci prendo la Saxo con 170 cavalli. E gli ho detto, e se elabori un Clio? Se metti le mani su un Clio, che magari arriviamo a 240 cavalli, su una macchina che li può tenere tranquillamente, dove andiamo a finire? Cioè, entriamo nel vortice del non esiste una fine. Quello che vi posso dire con assoluta certezza è che a pari di auto stock, per un tratto di strada come può essere questo qui dove sono io adesso, tu prendi il Clio e impari a guidarlo, non c'è niente, niente che vada più forte. A meno che non arrivi uno con una Caterham, vabbè, macchine molto particolari, ma anche lì quando c'è quelle macchine lì poi devi saperle guidare. Perché se capita a me una Clio RS e tu arrivi con un Caterham, un Lotus Elise, quello che vuoi, io non è che ti dico vai così tranquillamente come se nulla fosse. Ce la vediamo, ce la vediamo. Poi magari lo faccio ricredere, probabilmente lo farei ricredere. Però il fatto bello è questo, che praticamente tu magari per comprarti un Clio RS da nuovo costava 22-23 mila euro, adesso lo porti a casa usato con 10 mila euro un bel pezzo. Lui magari ne ha spese, anche da usata, ne ha spesi 30 mila euro. Metti che lui arrivasse prima di me, parliamo di decimi. Cioè io ti sono arrivato dietro con una macchina che l'ho pagata meno della metà della tua e ti rompo i coglioni. E tu con una macchina da 40 mila euro, perché lasciando perdere l'Elise e un Caterham, su di qua puoi arrivare con quello che vuoi. Con quello che vuoi. Con un Clio RS vai più forte. Quindi, per tornare al discorso del polmone, il polmone, prima di dire polmone, polmone, prendete un Clio RS, imparate a guidarlo come va guidato, e poi ne riparliamo. Polmone, polmone, polmone. Ne riparliamo. Ma questo, prima imparate a guidare, perché se non imparate a fare questo è assolutamente inutile che facciamo dei discorsi. Chi lo sa fare e gli prende in mano un Clio RS, non gli andate a rompere le palle, non ce la fate, è impossibile. Non ci sono storie. I ragazzini che vedo che magari l'hanno comprata, perché magari certi ragazzini l'hanno comprata perché comunque è bella, la Clio RS è larga e tutto quanto fa scena, no? Quindi un po' di scena la faccia, l'impatto scenico è inevitabile. Poi la prendono ovviamente e ti dicono, prima il semaforo va più forte la 500 Abra, va più forte quella. Cos'è? Ti compri una Clio RS per andare a romperti i coglioni ai semafori? Cioè, ma che discorsi stiamo facendo? Cioè, tu ti compri una Clio RS per andare a romperti i coglioni ai semafori? Prima, scusate, ma se la gara è fare il semaforo, non ci siamo, cioè c'è qualcosa che manca. Uno si compra il Clio RS per andare in pista o per godersela su un tratto di montagna. E quello è fatta per quello, non per andare ai semafori. Cioè, allora ti vai a fare le gare di dragster. Scusa, andate a farvi delle gare di dragster, vi prendete una macchina turbo da 300 cavalli che va solo dritta, fate le gare per la vostra categoria e ve la vedete lì. Ma cioè, a me francamente parlando di fare lo sparo non me ne frega niente. Cioè, che senso c'ha? Non sai guidare facendo lo sparo. È ovvio, lì si parlano dei cavalli, è ovvio, lo so anch'io che sullo sparo a un semaforo una macchina turbo avvantaggiata, capirai, non è che ci vuole uno scienziato per capirlo. Noi parliamo di macchine per andarci a divertire, quindi polmoni, 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 quando poi arriva il tratto di curve, poi lo vediamo il polmone e vediamo la macchina turbo dove va a finire, perché sai, sono due guide diverse. Col mio polmone io prendo, imposto la curva, vado e poi butto giù tutto, la conosco, so come va a finire. La turbo, tu arrivi, pss, freni un po' prima, perché arrivi ovviamente più veloce, freni un po' prima, vediamo che marcia metti, poi quando tu, dentro, appena uscita la curva, butti giù, ovviamente la macchina, se è tanto potente, tenderà ovviamente ad allargare la curva e perderai tempo. Quindi, se facciamo un pezzo di strada, facciamo tot chilometri per andare in punto A, punto B, col polmone, poi vediamo come va a finire. Ragazzi, ripeto ancora una volta, prima di dire polmoni, polmoni, provate e poi mi saprete dire, ma prima imparate a guidare, perché se non sapete guidare, non sapete di cosa stiamo parlando, è inutile che andiamo avanti in questa discussione, vuol dire che non ci avete tanto capito di macchine sportive. Con questo, ragazzi, scusate la questione spinosa che ho
tirato su questo specie di polverone, perché ultimamente mi è capitato spesso di sentire dire questa assurdità qua, quando io vi posso garantire che non è così, e ve lo posso provare mille volte, perché tanto ho avuto il Clio 182, sono stato su innumerevoli 203, 197, e in tutte le occasioni che sono salito su quelle macchine lì non ho mai sentito la cosa che fosse un polmone. E credetemi che io ho fatto qualcosa come 15 anni in pista, e so le dinamiche delle piste, delle macchine, ma dire che sono dei polmoni, abbiate pazienza. Provare per credere. Imparate a guidare, imparate a sfruttarle, e quando avete imparato andate dagli amici con le macchine turbo e vediamo se è la stessa cosa. Ma non limitate a fare lo sparo al semaforo per dire ps, 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 0 a 100, quelle cose non c'entrano niente. Poi, per carità, chi gli piace quello è un altro discorso, ma allora non ti compri una Clio RS, ti comprerai una macchina per fare quello. Il discorso è tutto lì. Comunque, ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao ciao, ciao a tutti.